Pino Sacripanti, allenatore della Juve Caserta. Pino, è iniziato oggi ufficialmente un'altra stagione, un altro anno per questa squadra. Quanto è stato difficile per te, con un budget ridotto, allestire una nuova squadra? Perché quest'anno tu hai avuto doppio ruolo, oltre allenatore anche quello di direttore sportivo. Beh, è stato di grande stimolo perché ho avuto questo doppio ruolo, ho dovuto costruire una squadra con minor soldi, una squadra completamente nuova perché abbiamo tenuto solamente Arend Honnekamp, e quindi è stata proprio una sfida che mi ha toccato, mi ha preso e mi ha dato la voglia di rimanere qui per fare questa sfida insieme alla società e a tutti i tifosi. È chiaro che siamo andati fondamentalmente su dei giocatori, alcuni conosciuti, alcuni molto meno conosciuti, che però con grande voglia di mettersi in evidenza il campionato italiano. Quest'anno il primo obiettivo sarà quello della salvezza. Quante partite e quanto sarà difficile raggiungerlo? Beh, intanto vogliamo arrivare a quota 24, che di solito è la quota della salvezza, e credo che sia un campionato veramente molto molto agguerrito sotto questo aspetto. La rosa non è ancora al completo, mancano due giocatori come hai detto tu, uno è Arend Honnekamp, un altro è Rose Efejuku. Tra quanto tempo arriveranno, tra quanto tempo si aggregheranno alla squadra? Arend Honnekamp deve finire tutto il lavoro con la nazionale, quindi il 18 settembre l'ultima partita in Argentina, gli daremo qualche giorno, credo che verso 24-25 sarà dei nostri. Rosa è in overbooking, cioè c'è questo uragano che ha colpito l'America, lui stava per partire, non l'hanno fatto partire. Appena sarà possibile prenderà il primo aereo per raggiungerci. In overbooking, cioè c'è questo